Thank you.
sono le chiavi? No, sta arrivando l'assessore. Compleanno.
Ma che c'era pure un biglietto? A uno. Dopo tanto. Non ci piace il caso. A uno là. A Modanna? Sì. A casa. Appena arriva a casa, picchia e controlla se c'è un biglietto. Non posso più fare, Peggio. Perché? A usa, mia mamma. Ma perché c'è da stattonare? Non è che c'è adesso io. Mia mamma mi viste questa mutanna in te mano e mi disse di cui è, e ci disse lo saccio mamma, fosse a toi. Ci dava a dao, ci piacevo e mi disse sì a me, sapi che ho. E tua mamma sta mutanna da sangue? Sì. Ma te pare giusto? Mi insegni a giocare con te francese. Te pare giusto? Non pare giusto. È mancanza di rispetto. Sì, ma Sara lo sape. Ma solo passare è mancanza di rispetto. Mi insegni a giocare con te francese? Nino, tua mamma usa mutanna da Sara. Sì. Ma te pare giusto? Mi insegni a giocare con te francese? Te pare giusto? Non pare giusto. È mancanza di rispetto. Sì, ma Sara lo sape. Ma solo passare è mancanza di rispetto. Solo passare Tomaso non aveva rispetto. Lo saccio peso. Solo passare. Basta peso. Solo passare. Basta, solo basta. Basta. Basta giacchetta! Sì, va bene. Sì, non so mettere la giacchetta. No, ti puoi mettere tutti i giacchetti che vuoi. E chi tocca fare non mi faccia vagliare. Ci sono tante bariste, tutte che giacchette te messe. Non la schietta tutte, non deve essere un ciopicchè. Ci va di gatta all'auto. Su me punteggio più alto. Io te faccio coppi tussi. Bravo. Peso. Quanto tempo giocate? 4 ore. Quella? Le mamma. Ma di chi viene a casa? Foglio grande di carta doppia rossa levigata, che è per se stessa un piacere guardarla. È così fresca che uno ci metterebbe la guancia per sentirne la fresca carezza. La stendono sul banco e poi,
con garbo disinvolto, vi collocano su in mezzo la stoffa lieve ben piegata. Col dorso della mano sollevano un lembo e poi... Poi, per farmi svaporare la stanza, sono andato al teatro. Sì, come fava dal caldo. All'uscita dico, che faccio? Sono le 12. Alle 4 parte il primo treno. Per 3 ore di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua, in questo caffè. A proposito, questo caffè non chiude, vero? Mi dica un po'. Lei è stato mai a consulto da qualche bravo medico? Non sono mica malato. Oh, no. Mi domando per sapere se ha veduto la sala dove i clienti aspettano il loro turno. Ma io vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliola, osservò attentamente la seggiola o la poltrona su cui stava seduto, aspettando. No, veramente. Già. Piacere sarà!
da me nessuno dei tuoi angeli! Questo è particolare, questo portale, che al di là insomma della particolarità della pietra, ci sono così scolpiti degli animali come la lucertola, poi c'è un ragno, uno scorpione, e poi dei fiori. Questa è la particolarità di questo
sono locandine, eh? E voi ce le mettiamo. Forse che è brutto. Ma questa è la compagnia, mi chiesto solo di venire alle 6. Alle 6. Che metteranno? Due luci? Ma sono le luci, sono questo, sono luce. Quanto vuoi per l'orologio? 600 malalire. L'orologio vale 600 malalire? Vattene meglio. Presenta male. Non vede niente da sciano. Hai occhi russi. No, non va a farci. E che va a dare? Vattene tutto. Come? Vattene tutto, qua. Ma che sembri altro? Vattene! Thank you.
anche sospette sotto molti aspetti figure appunto estremamente marginali. Chi sono? Possiamo nominarli, possiamo indicarli, le cronache e anche, non so, un libro come Il Garzone, La Piazza Universale, I Mestieri del Mondo ce lo indica, sono fondamentalmente, come dire, dei mendicanti. Il fare, l'essere mendicante in quel periodo è una professione di corpo che si impara, che ha una sua università a Cerreto, e si impara che cosa? A persuadere la gente, a stimolare la gente a fare l'elemosina in ragione di una rappresentazione della miseria, in ragione di una rappresentazione del proprio stato. Quindi in questo gesto del cercare la carità già si sviluppa, sia pure molto embrionalmente, una, come dire, una situazione che potremmo definire il lato senso letterale. Ma non basta, ci sono dei cantimbanchi, coloro che si esibiscono cantando, dei saltimbanchi, cioè coloro che in banco, come dire, si abbandonano, comunque producono delle acrobazie, cioè una maestria gestuale, e ci sono anche diffusissimi, più di quanto non si possa pensare oggi, i teatrini, le baracche delle marionette dei burattini. A un certo punto succede però qualcosa di particolare. Non sappiamo chi, non sappiamo quando, registriamo però il fenomeno una volta che si è sviluppato. Cioè qualcuno capisce che, come dire, si è sviluppata una domanda di intrattenimento che è rivolta all'intrattenimento stesso, cioè che l'intrattenimento del pubblico può essere un bene, può essere una merce che si può vendere allo stesso modo di altre merci. Offrire qualcosa di più ricco, di più allettante, di più stimolante per il pubblico, e in questo modo si crea quella che embrionalmente, almeno agli inizi, è un simulacro di compagnia teatrale, dove c'è chi canta, chi suona, chi appunto si produce in esercizi ginnico-acrobatici, chi recita brevi testi. Questa è una fase che possiamo, da un punto di vista delle congetture, accettare come credibile, e subito dopo però aggiungere che se le cose fossero andate avanti in questo modo, certamente non ci sarebbe stato nessun salto di qualità. Il salto di qualità avviene nel momento in cui questa gente un po' sordida, un po' marginale, un po' all'avventura, frutto anche di una disoccupazione molto forte che c'era allora in seguito a carestie, guerre e tutto quanto, non incontra in qualche modo, forse non a altissimo livello, ma comunque, chiamiamolo pure così, un intellettuale, qualcuno che ha a che fare, ha avuto a che fare o che ha a che fare con pratiche di scrittura certamente più elaborate, certamente più complesse di quelle che possano essere, come dire, racchiuse nella canzone, nella strofe da cantare, nel piccolo numero di varietà. Fino a quando nel 1545 non viene registrato un contratto che noi possediamo relativo alla costituzione di una fraterna compagnia. Ah sì, lo metto sulle luci adesso per esistere in ordine delle cose. Allora, a questo punto, se affrontiamo ancora con una certa attenzione questo documento così scarno, così lontano forse anche dalle nostre predilizioni per la scrittura, prediliamo altre scritture, e ci accorgiamo che però intorno a questo dato, che è costituito dalla costituzione della compagnia, dai termini di costituzione, dal fatto di viaggiare grazie a uno cavallo, eccetera eccetera, ci sono tutta una serie di norme di garanzia che valgono ancora oggi. Se qualcuno se ne va dalla compagnia deve pagare una penale.
domani da portare però è anche un primo più grande di un Fegna che l'artista dice del sole, al tramonto,
alla fatica dei passi, al senso di rabbia che ti cresce in corpo. Come il figlio di uno stupido. Io per pensare come un modo di vivere inspiegabile, anche questo come l'odio. Sono sempre arrivati a te a fare questo, per sempre, la vista, le porte, ti prende alle narici come un freddo, una violenza, alla quale non puoi avere. Anch'io sono una brava puttana oggi, più brava di mia madre. Povera donna, lei era sfigata da non capire mai che cosa potesse essere non avere fame, non avere freddo, non avere niente. Puttana, per i soldati delle mille guerre che hanno infangato di sangue e sputi la mia terra, pinto, ricostruito da giorni e giorni a lasciar crescere il figlio in corpo e a vedere la bambina diventare madre e ancora a fare la puttana con il ventre gonfio di carne, un ricordo tessuto di dolore a frammenti di un gesto, un viso, un non sapere che nome a quell'uomo, e a dire che non importa, a sperare di essere un po' Madonna e non un vitello scuoiato lasciato appeso a sanguinare, e io seduta alla porta aspettando la redenzione. Che i poveri, umiliati e lasciati marcire nel male, si possano alzare da loro letti di contenzione e sciogliere le fibbie di cuoio e togliere le catene dalle mani. E alzare gli occhi al cielo. Grazie, Dio, perché se ci sei, se ci sei, se ci sei, salva gli umiliati, libera le puttane, cura le mie mani tormentate, e i ricchi, i militari, gli sfruttatori, gli uomini con le cravatte, anche loro a piedi, lungo la seconda strada della redenzione, quella che porta sul calvario della vita degli altri, a provare che cosa vuol dire la vita pestata, pestata a sangue degli altri. Non sarà una cosa così, sarà, dai, 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 un po' di fortuna, un pochettino più di fortuna potete... Un po'... Stelle! Stelle, dove siete? Un po' di fortuna ancora, poi ci... Ti vedi, no, è gigantesco, guarda come tira. Che devo fare? Che devo fare? Scusa, così, scusa, ti metti, che devo fare? Aspetta, mettici la testa. Ho ciabato, ho preso, stavolta ho preso. Ho sicuro, deve essere, no, gigantesco, deve essere. Via, le leggere, bisogna viaggiare, leggere. Vai, aspetta. Ecco, questo qui anche, vai. Via, mettiamo anche questo qua insieme, via. Opla, via, ecco, adesso che facciamo? Aspetta, che facciamo? Tu vuoi poi un po' di esca, vero? Io te la do, aspetta soltanto 20 secondi soltanto, eh? Ecco qua, ti do tanta corda, guarda, quanta ne vuoi, sai? Quanta ne vuoi? Ma no, dove sei? Dove bocciare i tuoi papieri? Mamma mia, e che? Calmati. Dovrei gonfiarti i polmoni di aria e così ti voglio vedere. Avanti, stai, bravo, fai. Conosci, mi giungo un pochettino così, bravo. Discorso. Che discorso? Che è venuto il discorso? Non gli amici del bar vogliono il discorso. Ma no, ma che discorso è il discorso che state dicendo? Nessun discorso. Per me è normale prendere un pesce così. Normale. Discorso. C'è anche Felipe che vuole il discorso. Vabbè, allora andate in cantina a prendere del vino, di quello bello fresco di cantina, bene? E riempite tutti i bicchieri.
Alzatevi in piedi. Lo vedete questo pesce qui? Io e lui ci siamo già incontrati una primavera di 74 anni fa, quando ho deciso di fare questo mestiere. Io e lui ci siamo già incontrati una primavera di 74 anni fa, quando sono nato in quel paese laggiù in fondo. Io e lui ci siamo già incontrati una primavera di 74 anni fa, quando c'era mia madre che mi diceva: Santiago, Curnen, va piano, i denti e le scarpe corte che sono nuove, e vai a prendere il pane. Ma mamma, mi diceva, io ho paura, perché c'è una galleria nera, buia, io ho paura, correvo nella galleria con il pane così sotto il braccio, correvo, no, mi dicevo, non devo correre così, no, devo tenere un respiro di uno qui nell'angolo dei polmoni, devo tenerlo. Sì, è questo il momento per quel respiro, è venuto quel momento, e allora alzatevi in piedi e blindate a me, al mare, al pesce e a questo mio respiro. Non dovevo venire a svegliare io. Non riuscivo a dormire. Figurati, io c'ho un po' di cose da fare. Mi venivano in mente tante cose. Ah, sì? Sì, una soprattutto. E una per volta, l'altro tanto per volta. Ti ricordi quella coppia di marmi che abbiamo incrociato una volta? No, non mi ricordo. Sì, era un maschio e una femmina. È normale, una coppia. La femmina aveva abboccato una delle nostre lenze, Sì, e il maschio lascia sempre abboccare prima la femmina. Allora lei si dimenava impazzita, saltava, ma lui gli rimaneva sempre accanto. Sì. Non la lasciava mai sua. Ma mi ricordo adesso che continuava a girare intorno alla barca e non era scappato via, lui il maschio. No, lui rimaneva intorno. Sì. No, e allora abbiamo preso la femmina ammazzata in testa, ammazzata. Certi barocchi sicuramente. Lei entra e fa una piccola azione qui. Thank you.
Volevo girar tutto il mondo e, giunto nei siti più lontani, voltarmi e dire in presenza di tutti: non avete mai sentito nominare quei quattro tetti? Ebbene, io vengo di là, è una luna da vigna. Da piccolo credevo fosse lei a far maturare i grappoli. Tutti gli anni a settembre è così gialla, eppure mai che me ne ricordi. Non so, per me è sempre la stessa. Ma che ne sai della luna? Ti piacciono i segreti? No, seriamente. Ma prima ho bisogno di sapere una cosa. Tu non sarai mica fascista? Beh, lo siamo tutti, no? Ma che dici? Se non lo fossimo, dovremmo non essere così indifferenti. E rivoltarci, rischiare la pelle. Chi lascia fare, sa contenta, è già un fascista. Beh, io non lo sono. Non ti arrabbiare, nemmeno io lo sono. Giulio Pinelli, 12 luglio 1927. Avevo 19 anni. È tornata la mia ballerina, la più bella, giovane e meravigliosa che mai. Ha un fascino unico a ballare sul palcoscenico. Ci mette una dolcezza, una leggerezza infantile, piena di una grazia terribile che mai, mai prima ho trovato nella mia vita. E con tutto questo sono stanco, stanco. Sono stanco di pensieri alti, stanco di pensare a lei, stanco di tutto. Non ho che guizzi impotenti. In fondo a ogni mio esaltamento il pensiero del suicidio. Oh, un giorno ne avrò bene il coraggio. Lo vagheggio di ora in ora tremando. È il mio ultimo conforto. Scrivimi qualcosa, voglio sentire, sentire. Sono troppo solo, mi smarrisco. Ah, vivere, vivere. Comincio a capire cosa vuol dire. Tuo Cesare. PS, per tua precisione, bestia, non sono innamorato. Questo mi capita ogni volta che vedo qualche faccia strana in mezzo a circostanze ancora più strane. Prima l'attrice, ora la ballerina. Ma mai io sarò innamorato. Non so cosa significa questa parola. E questo? No, lascia, è un appunto, non è niente. Antenati.
stupefatto del mondo, mi giunse un'età che tiravo dei pugni nell'aria e piangevo da solo. Ti prego, imbarazzo da morire. Dopo la laurea che vuoi? La loro del poeta? Ho scritto a Carocci a Firenze per la loro pubblicazione, ma sai, non mi faccio troppe idee. Antenati. Ho scoperto che prima di nascere sono vissuto sempre in uomini saldi. E le donne non contano nella famiglia. Voglio dire, le donne da noi stanno in casa e ci mettono al mondo e non contano nulla e non dicono nulla e non le ricordiamo. Ogni donna ci infonde nel sangue qualcosa di nuovo, ma s'annullano tutte nell'opera e noi, rinnovati così, siamo i soli a durare. Siamo pieni di vizi, di ticchi e di orrori, noi gli uomini, i padri. Qualcuno si è ucciso, ma una sola vergogna non ci ha mai toccato. Non saremo mai donne, mai ombre a nessuno. Thank you.
due paginette dove gli attori inventavano. Orgone, non ci devo credere a quello che mi dicono. E allora Tartuffo si presenta, come si presenta? Con la maschera dell'ipocrisia, presentandosi come un colpevole e non come un innocente. La mia isola è larga 50 miglia ed è abitata da della gente che è alta come me. Prima, quando gli ho messo la penna sotto il naso, Jane ha detto: sei più brava a perdere tempo che a spellare le patate. Ed io: povera me, povera me. E mentre lo dico mi alzo, prendo il coltello e inizio a spellare. Finito di spellare, il giorno dopo iniziamo la nostra grande opera, che non è stata tenuta segreta. Poi sono state decise le opere di Prima di dormire. Sono le chiavi? No, sta arrivando l'assessore. Thank you.
Thank you.
crumble. Foglio grande di carta doppia rossa levigata, che è per se stessa un piacere guardarla. È così fresca che uno ci metterebbe la guancia per sentirne la fresca carezza. La stendono sul banco e poi, con garbo disinvolto, vi collocano su in mezzo la stoffa lieve ben piegata. Col dorso della mano sollevano un lembo e poi... Poi, per farmi svaporare la stanza, sono andato al teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita dico, che faccio? Sono le 12. Alle 4 parte il primo treno. Per 3 ore di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua, in questo caffè. A proposito, questo caffè non chiude, vero? Mi dica un po', lei è stato mai a consulto da qualche bravo medico? Non sono mica malato. Oh, no? Mi domando per sapere se ha veduto la sala dove i clienti aspettano il loro turno. Ma io vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliola, osservò attentamente la seggiola o la poltrona su cui stava seduto, aspettando. No, veramente. Già.
giganti dormono, già un pezzo. Tre smacchi lo calvario.
modo che il tuo non avesse a trasformarsi in un nuovo massacro. La migliore azione che ho mai fatto in vita mia, disse poi. Socialismo. Ma non era il socialismo che non gli perdonava la livrea, no. Di un socialismo vagamente umanitario si sarebbero anche accontentati, ma lui no. Lui diceva cose come: il lavoro avrà un posto importante nella società del futuro, porre rimedio alle ingiustizie dello Stato, parole come solidarietà, progresso, incivilimento, figurarsi a vivere. Oh, per carità, festeggia il 1° maggio con persone di ceto inferiore. E con chi la devo festeggiare la festa del lavoro? Con degli inetti che il lavoro non sanno neanche che cosa è. Thank you.
Dammi un bicchierino, Nino. Nausea. L'ultimo. Ne bevi sta assai. L'ultimo è basta. L'ultimo è basta, però. L'ultimo è basta. Questo è particolare, questo portale, che al di là insomma della particolarità della pietra, ci sono così scolpiti degli animali, come la lucertola, poi c'è un ragno, uno scorpione, e poi dei fiori. Questa è la particolarità di questa, di questo. Sono locandine, eh? E poi ce le mettiamo, Forse che è brutto. Ma questa è la compagnia, mi chiesto solo di venire alle 6. Alle 6. Che metteranno? Due luci? Ho detto sono no, le luci, sono questo, luci. Ma l'hanno visto. Quanto vuoi per l'orologio? 600 malalire. L'orologio vale 600 malalire? Vattene meglio. Ti senti male? Non vede niente da sciano. Hai gli occhi russi. No, non va da facci. E che va da? Vattene tutto. Come? Vattene tutto, qua. Ma che sei imbriaco? Vattene! Se quel restare soli dei vivi
Io non so se quel lamento della solitudine, se quel portarci via le facce, se quel loro sparire di facce che avevamo dentro il respiro, io non so se il dono sia questo portarci via le carezze, questa slacciatura. È poco il poco che so, e di quel poco che so, io chiedo perdono, perdono io chiedo, per quello che so, perdono io. Possiamo indicarli, le cronache e anche, non so, un libro come il Garzoni, La Piazza Universale, I Mestieri del Mondo ce lo indica, sono fondamentalmente, come dire, dei mendicanti. Il fare, l'essere mendicante in quel periodo è una professione. È una professione, dico, che si impara, che ha una sua università a Cerreto, e si impara che cosa? A persuadere la gente, a stimolare la gente a fare l'elemosina in ragione di una rappresentazione della miseria, in ragione di una rappresentazione del proprio stato. Quindi in questo gesto del cercare la carità già si sviluppa, sia pure molto embrionalmente, una, come dire, una situazione che potremmo definire il lato senso letterale. Ma non basta,
ci sono dei cantimbanchi, coloro che si esibiscono cantando, dei saltimbanchi, cioè coloro che in banco, come dire, si abbandonano, comunque producono delle acrobazie, cioè una maestria gestuale, e ci sono anche diffusissimi, più di quanto non si possa pensare oggi, i teatrini, le baracche delle marionette e dei burattini. A un certo punto succede però qualcosa di particolare. Non sappiamo chi, non sappiamo quando, registriamo però il fenomeno una volta che si è sviluppato. Cioè qualcuno capisce che, come dire, si è sviluppata una domanda di intrattenimento che si sviluppa, che è rivolta all'intrattenimento stesso, cioè che l'intrattenimento del pubblico può essere un bene, può essere una merce che si può vendere allo stesso modo di altre merci. Offrire qualcosa di più ricco, di più allettante, di più stimolante per il pubblico. E in questo modo si crea quella che embrionalmente, almeno agli inizi, è un simulacro di compagnia teatrale, dove c'è chi canta, chi suona, chi appunto si produce in esercizi ginnico-acrobatici, chi recita brevi testi. Questa è una fase che possiamo, da un punto di vista delle congetture, accettare come credibile. E subito dopo però aggiungere che se le cose fossero andate avanti in questo modo, certamente non ci sarebbe stato nessun salto di qualità. Il salto di qualità avviene nel momento in cui questa gente un po' sordida, un po' marginale, un po' all'avventura, frutto anche di una disoccupazione molto forte che c'era allora in seguito a carestie, guerre e tutto quanto, non incontra in qualche modo, forse non a altissimo livello, ma comunque, chiamiamolo pure così, un intellettuale, qualcuno che ha a che fare, ha avuto a che fare o che ha a che fare con pratiche di scrittura certamente più elaborate, certamente più complesse di quelle che possano essere, come dire, racchiuse nella canzone, nella strofe da cantare, nel piccolo numero di varietà. Fino a quando nel 1545 non viene registrato un contratto che noi possediamo relativo alla costituzione di una fraterna compagnia. Ah sì, lo metto sulle luci adesso per esistere in ordine le cose. Allora, a questo punto, se affrontiamo ancora con una certa attenzione questo documento così scarno, così lontano forse anche dalle nostre predilizioni per la scrittura, preferiamo altre scritture, e ci accorgiamo che però intorno a questo dato, che è costituito dalla costituzione della compagnia, dai termini di costituzione, dal fatto di viaggiare grazie a uno cavallo, eccetera eccetera, ci sono tutta una serie di norme di garanzia che valgono ancora oggi. Se qualcuno se ne va dalla compagnia deve pagare una penale. Thank you.
Fefegna che il, l'artista dice. No, guarda cosa ti ha preparato di buono la tua nonnina. Guarda, piccolo. Ne vuoi? No, non saltare, stai giù, te ne do io. Stai giù, non saltare. Bravo, ne vuoi? E allora ti lavi le mani tutte e due anche sotto le unghie. Bravo. Adesso prendi al volo. E adesso da bravo. Ne vuoi? E allora ti vai a sedere a tavola. Tutte e due le gambe sotto che non siamo alle Olimpiadi. Bravo. Adesso prendi al volo. E adesso da bravo, apri la bocca, apri anche i denti se non passa niente, bravo. E adesso ci pensa la tua nonnina a darti da mangiare, ci pensa la tua nonnina, perché guarda che dittino piccolo hai, e guarda che boccuccia piccola hai. Ma ci pensa la tua nonnina a farti crescere. Come la neve. E col fiocco rosso a giocare con i suoi 7 nanerottoli amici. Ma io faccio finta di niente. Mi nascondo qua e aspetto il momento giusto. Piano, eh? Aspetta, sta bene. Quando è bello. Noi torniamo a casa. Guarda Matteo, lascia Daniele e sì. Vieni qui. Non avere freddo, non avere niente, puttana, per
soldati delle mille guerre che hanno infangato di sangue sputi la mia terra, vinto, ricostruito, da giorni e giorni a lasciar crescere il figlio in corpo e a vedere la bambina diventare madre e ancora a fare la puttana con il ventre gonfio di carne, un ricordo tessuto di dolore a frammenti di un gesto, un viso, un non sapere che nome a quell'uomo, e a dire che non importa, a sperare di essere un po' Madonna e non un vitello scuoiato, lasciato appeso a sanguinare, e io seduta alla porta aspettando la redenzione. Che i poveri, umiliati e lasciati marcire nel male, si possano alzare dai loro letti di contenzione e sciogliere le fibbie di cuoio e togliere le catene dalle mani. E alzare gli occhi al cielo. Grazie, Dio, perché se ci sei, se ci sei, se ci sei, salva gli umiliati, libera le puttane, cura le mie mani tormentate, e i ricchi, i militari, gli sfruttatori, gli uomini con le cravatte, anche loro a piedi, lungo la seconda strada della redenzione, quella che porta sul calvario della vita degli altri, a provare che cosa vuol dire la vita pestata, pestata a sangue degli altri. Non sarà una cosa così, sarà, dai, 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 con un po' di fortuna, un pochettino più di fortuna potete... Un po'... Stelle! Stelle, dove siete? Un po' di fortuna ancora, poi ci... Appena... Aspetta... Appena... Ti metto in occhio, gigantesco, guarda come ti... Che devo fare? Che devo fare? Scusa, così, scusa, 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 ti metti... Che devo fare? Aspetta, aspetta... la testa, ho ciabato, ho preso, sta molto presa, ho sicuro, deve essere enorme, gigantesco, deve essere, via le leggere, bisogna viaggiare, leggere, vai, aspetta, ecco questo qui anche, vai, via, mettiamo anche questo qua insieme, via, opera, via, ecco, adesso che facciamo, aspetta, che facciamo, aspetta, deve essere enorme, gigantesco questo qua, sai, aspetta, ecco qua, Tu vuoi poi un po' di esca, vero? Io te la do, aspetta soltanto, 20 secondi soltanto, eh? Ecco qua, ti do tanta corda, guarda quanta ne vuoi, sai? Quanta ne vuoi? Ma no, dove sei? Vorrei baciare i tuoi capelli. Fermati! Mamma mia, e che? Calmati. Dovrei gonfiarti i polmoni di aria e così ti voglio vedere. Avanti, stai, bravo, fai. Ecco, lasciami giungere un pochettino così, bravo. Discorso. Che discorso? Che è il discorso? No, gli amici del bar vogliono il discorso. Ma no, ma che discorso è il discorso che state dicendo? Nessun discorso. Per me è normale prendere un pesce così. Normale. Discorso. C'è anche Felipe che vuole il discorso. Vabbè, allora andate in cantina a prendere del vino, di quello bello fresco di cantina, bene? E riempite tutti i bicchieri e alzatevi in piedi. Lo vedete questo pesce qui? Io e lui ci siamo già incontrati una primavera di 74 anni fa, quando ho deciso di fare questo mestiere. Io e lui ci siamo già incontrati una primavera di 74 anni fa, quando sono nato in quel paese laggiù in fondo. Io e lui ci siamo già incontrati una primavera di 74 anni fa, quando c'era mia madre che mi diceva: Santiago, Curnen, va piano e tenti le scarpe a corte che sono nuove e vai a prendere il pane. Ma mamma mi diceva: io ho paura perché c'è una galleria nera, buia, io ho paura, e correvo nella galleria con il pane così sotto braccio, correvo. No, mi dicevo, non devo correre così, no, devo tenere un respiro,
un respiro buono qui nell'angolo dei polmoni, devo tenerlo. Sì, è questo il momento per quel respiro, è venuto quel momento. E allora alzatevi in piedi e blindate. E blindate a me, oh, al mare, a pesce e a questo mio respiro. Non dovevo venirti a svegliare io. Non riuscivo a dormire. Figurati, io c'ho un po' di cose da fare. Mi venivano in mente tante cose. Ah, sì? Sì, una soprattutto. E una per volta, l'ho tanto per volta. Ti ricordi quella coppia di maschi che abbiamo incrociato una volta? No, non mi ricordo. Sì, era un maschio e una femmina. È normale, un coppia. E la femmina aveva abboccato una delle nostre lenze, ti ricordi? Sì, il maschio lascia sempre abboccare prima la femmina. Allora lei si dimenava impazzita, saltava, ma lui gli rimaneva sempre accanto. Tu non la lasciava mai sola. Mi ricordo adesso che continuava a girare intorno alla barca e non era scappato via lui il maschio. No, tu devi venire molto. Sì. E allora abbiamo preso la femmina ammazzata in testa, ammazzata. Certi barocchi sicuramente. Lei entra e fa una piccola azione qui. Thank you.
Volevo girar tutto il mondo e, giunto nei siti più lontani, voltarmi e dire in presenza di tutti: non avete mai sentito nominare quei quattro tetti? Ebbene, io vengo di là. È una luna da vigna. Da piccolo credevo fosse lei a far maturare i grappoli. Tutti gli anni a settembre è così gialla, eppure mai che me ne ricordi. Non so, per me è sempre la stessa. Ma che ne sai della luna? Ti piacciono i segreti? No, seriamente. Ma prima ho bisogno di sapere una cosa. Tu non sarai mica fascista? Beh, lo siamo tutti, no? Ma che dici? Se non lo fossimo, dovremmo non essere così indifferenti. E rivoltarci, rischiare la pelle. Chi lascia fare, sa contenta, è già un fascista. Ma io non lo sono. Non ti arrabbiare, nemmeno io lo sono. Pinelli, 12 luglio 1927. Avevo 19 anni. È tornata la mia ballerina, la più bella, giovane e meravigliosa che mai. Ha un fascino unico a ballare sul palcoscenico. Ci mette una dolcezza, una leggerezza infantile, piena di una grazia terribile che mai, mai prima ho trovato nella mia vita. E con tutto questo sono stanco, stanco. Sono stanco di pensieri alti, stanco di pensare a lei, stanco di tutto. Non ho che guizzi impotenti. In fondo a ogni mio esaltamento il pensiero del suicidio. Oh, un giorno ne avrò bene il coraggio. Lo vagheggio di ora in ora tremando. È il mio ultimo conforto. Scrivimi qualcosa, voglio sentire, sentire. Sono troppo solo. Mi smarrisco, ah, vivere, vivere. Comincio a capire cosa vuol dire. Tuo Cesare. PS, per tua precisione, bestia, non sono innamorato. Questo mi capita ogni volta che vedo qualche faccia strana in mezzo a circostanze ancora più strane. Prima l'attrice, ora la ballerina. Ma mai io sarò innamorato. Non so cosa significa questa parola. E questo? No, lascia, è un appunto, non è niente. Antenati.
stupefatto del mondo, mi giunse un'età che tiravo dei pugni nell'aria e piangevo da solo. Ti prego, imbarazzo da morire. Dopo la laurea che vuoi? La loro del poeta? Ho scritto a Carocci a Firenze per la loro pubblicazione, ma sai, non mi faccio troppe idee. Antenati. Ho scoperto che prima di nascere sono vissuto sempre in uomini saldi. E le donne non contano nella famiglia. Voglio dire, le donne da noi stanno in casa e ci mettono al mondo e non contano nulla e non dicono nulla e non le ricordiamo. Ogni donna ci infonde nel sangue qualcosa di nuovo, ma s'annullano tutte nell'opera e noi, rinnovati così, siamo i soli a durare. Siamo pieni di vizi, di dicchi e di orrori, noi gli uomini, i padri. Qualcuno si è ucciso, ma una sola vergogna non ci ha mai toccato. Non saremo mai donne, mai ombre a nessuno.